con me, ma è meravigliosa. La storia della cipolla non la sapevo neanche. La storia della cipolla, poi lui mi spiega, io che sono zero pollice verde, proprio zero, mi sembra tutto facile quando Matt mi parla, cioè quando dico adesso vado a casa, pianto anch'io la riccia. L'importante è piantarla in pianura, perché tu lo sai che se la pianti in montagna diventa in salita. Io anche lo guardo, cioè diventa in salita. Pensavo chissà cosa dice. La vicinanza con Alfio fa dei brutti scherzi. Io ve lo dico così. Fabio, allora, perdonami. No, oggi invece dalla Sicilia che cosa facciamo? Oggi facciamo le margherite baciate. Margherite baciate con ragù vegetale, ragù di ortaggi di stagione. Piatto. Sì, però stavolta non iniziamo dalla pasta, iniziamo dalla salsa perché la facciamo espressa. Dai, che cosa serve? Possiamo dare intanto gli ingredienti? Che carciofi, cipollotto, piselli, finocchietto, piacentino ennese, questo è un formaggio con zafferano e pepe. Di Enna, quindi sì, nella zona giallo. Timo, maggiorana, pomodori secchi, scorza di agrumi e scalogno. Abbiamo un po' di preparazione. Allora, accendiamo qui la console. La console è bellissima, adesso poi partiamo con la musica. Allora. Grazie maestro. Allora, puliamo i carciofi. La baciata come la ti manda subito la baciata. Il maestro mica frigge con l'acqua, esattamente. Allora, Antonella, oggi voglio fare un piatto anche scarto zero, parlando di insalata, parlando di tutto quello, soprattutto di insalata, di solito c'è sempre tanto scarto che in cucina lo riutilizziamo, facciamo un bel pesto con le foglie esterne, degli involtini. Io con il gambo del con lo scarto del carciofo voglio andare a realizzare un bel brodo di carciofo, quindi anziché un brodo vegetale lo facciamo con tutto il carciofo e lo mettiamo qua. Vedi? Quindi ovviamente già l'ho portato avanti. Dentro, che poi diventa bello scuro, no, col carciofo, cui è interessante. Carciofo. Poi invece puliamo con la parte bella del carciofo. Andiamo a pulire il gambo. Questo già l'abbiamo visto tante volte, ma lo facciamo vedere. Ma sai che io dico sempre, io guardo le cose milioni di volte e ogni volta vedo sempre delle cose nuove. Perché magari poi se uno ha un ascolto distratto, noi pensiamo che tutti vedano sempre tutto, ma magari invece è bello ripetere. Il gambo per adesso lo metto qua. La barbetta, guarda, questi ancora sono veramente, guardate il colore, sono tenerissimi, sono ancora quando buoni. La barba diventa troppo vuol dire che siamo alla fine del anche carciofo. Anche il colore è tenue. I carciofi sono difficili da coltivare. Allora, il carciofo lo pianti, ci vuole un anno e mezzo perché vada in produzione, dopo dura anche 10 anni le carciofaie. La stessa roba per l'asparago. Esatto, perché l'asparago, stavo proprio mettendo troppo, mercoledì noi abbiamo visto questa cosa dell'asparago, dice bisogna, fai fatica a seminarlo ma poi ti dura per tanto esattamente. Tempo. Esattamente, e guarda, perché un orto è un ottimo investimento secondo me, perché è proprio una cosa che dopo non curi più ma ti dona continuamente. Ecco, questo è un buon consiglio, magari visto. Tu ce l'hai l'orto in Sicilia? Ce n'ho uno grande, ma è distante da casa mia, quindi non è proprio un orto, è un frutteto, un oliveto, un vigneto, quindi... Allora, con un pezzettino di cipollotto iniziamo a fare la prima parte della nostra salsa, quindi olio extravergine d'oliva, il cipollotto tagliato, l'altra parte del cipollotto lo affettiamo e lo mettiamo nell'altra padella, così facciamo due salse diverse, ecco perché. Quindi cipollotto, la parte iniziale l'ho messa in una e l'altra la parte sottostante l'ho messa da questa parte, olio di là e anche olio da questa parte. E a posto. Ora, brodo di carciofo e via. Qui aumentiamo ancora e aumentiamo tutto. Il gambo perché l'ho messo da parte? Io utilizzo sempre il gambo del prezzemolo per evitare l'ossidazione, perché il limone in questa ricetta mi darebbe fastidio al gusto, quindi preferisco utilizzare il gambo del prezzemolo. Sì, perché vedete, invece di mettere tanti, lo dicono, perché molti mettono, per tenere il carciofo bianco, mettono il limone, ma se poi si sentono in cottura è meglio mettere, come ha fatto Fabio, vedete, nella bacinella con l'acqua. È la vitamina C che non fa annerire. È la vitamina C. Vedi, ha messo il gambo del prezzemolo a bagno qui nei carciofi. Ok. Ti do anche una curiosità sul carciofo. I topi vanno ghiotti delle radici di carciofo. Quando si coltivano si mette proprio una rete sotto, proprio perché è molto ricco di sostanze, quando sentono che devono partorire o altro vanno a sgranocchiare le nostre radici. Sanno che fa bene. Senti, sai che cosa posso fare con un istrice? Con l'istrice? Sono specie protetta, quindi... No, ma nel senso che non lo vorrei proprio vicino a casa... Vorrei metterlo magari nel bosco? Si muove molto dove trova cibo, dove ci sono le legnaie. Quindi il mio consiglio è crea una legnaia un po' staccata da casa, perché vanno lì a fare il nido. Il problema è che i miei cani vanno dall'istrice. Cioè, l'istrice ogni tanto tornano con delle robe terribili, conficcate. Dicono che
bisogna volergli bene e abbracciarlo forte, forte, forte. Sì. Abbraccialo. Ti trovi tutto in croce, praticamente. Vabbè, è così, però d'altronde se si vive vicino a un bosco, questo è, non è che succede. Loro sono gli abitanti, non noi. Però coi cani ogni tanto creano dei problemi, perché il mio Rhodesian torna sempre pieno di spuntoni. Pensa che bisogna trovargli una istocia. Le ferite d'amore. Allora, abbiamo messo cipollotti, piselli. I gambi del carciofo, i piselli, adesso allunghiamo col brodo. Dobbiamo fare una crema di piselli, quindi il brodo necessario e facciamo cucinare. Metto adesso il coperchio e via. Ce l'ho qui sotto. Ora da questa parte invece ho messo... E qua poi frulleremo e diventa una crema. Aggiungiamo del finocchietto, un po' lo possiamo aggiungere già adesso e un po' magari alla fine. Grazie. E questa è la crema di piselli che metteremo a posto, sotto. Quindi cipollotto, piselli, gamba del carciofo, finocchietto e un po' di brodo di cottura dei carciofi. Da questa parte abbiamo l'altra la parte sottostante del cipollotto, i pomodori secchi che danno gusto e poi vado a mettere i carciofi tagliati sottili in modo che la cottura sarà anche veloce. Questa è una pasta che io utilizzo, pasta fresca, ma se avessi scelto una pasta secca, il tempo che cucinava la pasta, la salsa sarebbe stata pronta. Evelina, questo è un piatto perfetto, carciofi, piselli, pomodori, cipollotti, finora. Sì, verdure, ma Fabio ha dato un bel messaggio sulla sostenibilità alimentare, perché evitare lo spreco è sicuramente un bel messaggio utile a noi stessi, agli altri, ma anche all'ambiente, quindi è importante ogni tanto parlarne. Noi tra l'altro bisogna dimostrarle le cose, io dico sempre parlare va bene, noi vedete che facciamo sempre una cucina dove tutto viene riutilizzato, senza ogni volta dire perché è lo spreco alimentare, però è importante perché fare le cose è giusto, è importante che però tu lo sottolinei ed è vero, cioè non si butta niente. È divertente aprire la mente nell'applicazione di tutto quello che normalmente si butta, no? Sì, cioè, io penso sempre, ma scusate, ma i magnifici, il brodo è la prima cosa che riutilizza un po' tutto, no? Quanti limoni spremiamo durante il giorno e poi spremiamo e buttiamo via. Esatto. Basterebbe sbollentarli, frullarli e fare una pasta di limone con dello zucchero anche salata da mantecare una pasta. Quindi ci vorrebbe veramente poco. Ok. Bravo. Qui abbiamo finito di giocare con i carciofi. Quindi abbiamo messo belli questi pomodorini secchi che danno tanto gusto. Il carciofo bello sottile e sempre la cipolla, quella fresca. Ora allunghiamo con un po' di brodo anche qui. Ecco, grazie. Vado. Mettiamo il coperchio e lo facciamo andare. Poi ho realizzato quelli che sono pomodorini infornati, pomodorini confit, infornati, insomma, hanno un nome, diversi nomi possono essere chiamati. Sono infornati perché appunto li passiamo al forno e li andiamo a condire con dello scalogno tagliato in questo modo, dell'aglio, tutto a fette grandi, molto grandi, ok, così, mettiamo da parte, buccia di limone, questi si preparano prima e si conservano in frigorifero coperti d'olio per tanto tempo, sono buonissimi sulla pizza, sul pane, guardi Fulvio, i primi, le insalate. E poi tu da buon siciliano agrumi a volontà, limone, ed erbe aromatiche, la maggiorana e il timo, ecco qua. Questi a quanti gradi devono andare? 100 gradi, un'oretta. Quindi ci vuole quelle cotture belle lente, li dimentichiamo lì, mettiamo magari il timer. Che piccolo così consiglio a casa, giustamente la signora Maria che ci ascolta dice un'ora il forno acceso. La sera quando finite l'arrosto li preparate, li mettete dentro al forno e chiudete e quindi per caduta termica un pochettino si abbassa. Ecco, tu che vivi in campagna queste cose le sai a memoria. 100 gradi è ancora una temperatura che riusciamo a sopportare tranquillamente. Sì, esatto, perché adesso andiamo sempre meno nell'usare il forno, no? Più andiamo avanti con l'estate, con le cose, più il forno in casa. Guarda, invece d'inverno è bellissimo, anzi lo accendi, infatti. Dici, beh, facciamo le cose al forno. Allora, Antonella, ti chiedo cortesemente se frullo, frulli questa, certo, brava. Assolutamente. E io, ecco qua, tutto pronto. Ecco. No, perché queste pentole sono talmente belle che poi ho paura con il frullatore di rigarle in qualche modo. Ecco qua, è l'ora della pasta. Nel frattempo che tu frulli, una sfoglia classica, l'abbiamo fatta vedere tantissime volte. Ecco perché si chiamano margherite baciate. Abbiamo una sfoglia, andiamo a inumidire con dell'acqua la superficie. Andiamo a grattare con del pepe la superficie della pasta e poi entra in campo il nostro formaggio
come faccio con mia figlia, chissà se è un topino e rubo un pezzettino. Ma questo formaggio è una delizia. Adesso grattiamo così, in questo modo. Ecco. Grazie, cara. Tre. Il mio lo compagno so di merenda. Ah, facciamo metà, facciamo metà. No. Topolino. E andiamo a baciare i due lembi di pasta. Guarda che cosa ho in mano, me l'ha prestato. Te l'ha prestato, sì, la zia Cri. Mi ha detto, zia Cri, me lo presti? Allora, praticamente lui ha messo il formaggio grattugiato, questo formaggio è lo zafferano, bello piccantino, bello strong, e basta, giusto? Sì, visto e bene? Pepe. E l'ha chiuso, ok. In umidità. Siamo pronti per calare la pasta. Siamo pronti per calare la pasta, che bolle, perché io ho messo in maniera che bollisse. Andiamo a tagliare le nostre... Allora, se fossimo a casa andremmo a fare al ristorante tutti uguali, ma noi chi ce ne infiga? È carina questa idea che abbiamo visto anche della zia Crino con la pasta lorda, lì era diverso perché non facevamo le lasagne, facevamo... Però l'idea di chiudere dentro la pasta qualcosa, no? Baciandola, chiudendola, è molto bella. L'altra volta l'avevamo vista facendo poi delle specie di raviolini, sì, con dentro proprio tutto, anche il ripieno, il formaggio, la ricotta eccetera. Invece in questo caso dentro la grattugio del formaggio, che in questo caso è un grande formaggio, ma può essere quello che voi avete a casa, no? È una bella idea. E siamo pronti. Allora. E siamo pronti. Questa quanto deve bollire? Guarda, un paio di minuti e sono pronti. Ok. Allora andiamo a mettere una bella crema, i piselli. Ricordiamo come l'abbiamo fatta, Fabio. Piselli, brodo di carciofo e un pochettino di finocchietto. Esatto. Un mettiamo po' di crema ce la mettiamo qua. Questa è una bella idea, così fa un bel amalgama con la nostra pasta, che adesso sarà pronta e faremo saltare lì dentro. Esatto. Che bello. Vedete l'idea? Io questo ogni volta lo sottolineo finché non diventerò anche un po' noiosa, ma vabbè, tanto mi perdonerete, se più si va avanti con l'età più si diventa ripetitivi. Mia figlia dice sempre, ma me l'hai già detto mamma, ma me l'hai già detto? Ho detto vabbè. Però l'idea di mettere il sughino, un po' di frullato dentro, in, non so, come in questo caso, in una verdura invece tagliata a pezzi, crea un bel amalgama per quando si condisce la pasta, se no la pasta sa di pasta e i carciofi sa di carciofi. In la teniamo. Caso, bella croccante, come si dice dalle mie parti. Esatto. Anche la pasta fresca non ci piace mangiarla così. E la facciamo un po' saltare invece voilà. Dentro lì. Guardate che meraviglia. Bella. E siamo pronti. Povero Fabio. Grazie Antonella. Scusate, ma poverino. Io sento caldo. Lui pensa di essere ancora a Bagheria, invece a Milano, capito? Quindi... Con le maniche corte. Con le... Ok. Guardate che idea, molto carina, molto carina. Abbiamo usato tutta la verdura di stagione, quindi il carciofo, i piselli, i gambi. Non abbiamo sprecato niente, come ha detto, una ricetta della sostenibilità, come ha detto bene Evelina, e anche però con tanto gusto, perché quel formaggio allo zafferano, come si chiama esatto quello di Enna? Piacentino ennese. Questo è un grande formaggio, naturalmente ognuno nelle sue regioni ne avrà altri, e questo è quanto. Bravo Fabio, grazie. Margherite baciate con ragù vegetale.